Maria Franca D'Agostino, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, oggi è la giornata dedicata alle donne, ha incontrato gli studenti del Palizzi e ha trattato un tema di profonda attualità dopo soprattutto la recente elezione del Capo dello Stato, quindi il ruolo delle donne nella politica. È veramente possibile nel nostro paese? Ma allora, diciamo che con la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, che ha dato l'avvio alle varie leggi nazionali e anche regionali per le quote di genere nelle elezioni amministrative, politiche ed europee e regionali, c'è stata appunto questa possibilità a far sì che molte donne si possano candidare ed essere anche elette. E siamo ancora molto lontani dalle altre regioni e anche dagli altri stati dell'Unione Europea, perché appunto l'Italia è uno degli ultimi posti per quanto riguarda la presenza femminile nella vita politica. Però ci si augura che appunto molto presto si possa, non dico avere un'uguaglianza di genere, però almeno una quota del 30 o del 40% nei vari organismi politici. Lei lo ha accennato, qual è la situazione nella regione Abruzzo in Ma particolare? nella regione Abruzzo abbiamo al momento un solo assessore donna, che ci pone agli ultimi posti delle regioni italiane. E per quanto riguarda i consiglieri regionali, abbiamo 6 consiglieri donna, di cui erano 5, e con lo slittamento dell'assessorato appunto sono diventate 6, che ci pongono in una situazione diciamo intermedia, anche se comunque molto marginale come partecipazione se consideriamo l'elevato numero di consiglieri regionali che vengono eletti. Per quanto riguarda poi i sindaci, solo poche donne abbiamo che rivestono la carica di sindaci nelle varie città e paesi della regione Abruzzo. Quindi ci auguriamo che questa piccola percentuale del 10-15% possa aumentare negli anni successivi proprio per una maggiore, a seguito di una cultura della donna nella vita sociale, nella politica e nella vita amministrativa e dei vari enti. Ma cosa succede? Le donne si propongono poco oppure effettivamente riescono ad avere poco riscontro? Ma allora, da un lato le donne si propongono poco, dall'altro anche come Commissione Pari Opportunità ho avuto modo di vedere che molti comuni non rispettano le leggi vigenti, ad esempio l'articolo 6 del TUEL che prevede appunto una quota di genere nelle giunte, mi è capitato come Presidente di dover, tra virgolette, richiamare alcuni comuni che non avevano nominato una donna nella giunta nonostante vi fossero donne che erano state elette. Quindi diciamo che è ancora un problema di cultura nella nostra regione, ma anche penso a livello italiano. Quindi io mi auguro che nascano delle scuole politiche che possano anche dare diciamo una maggiore spinta alle donne a candidarsi e a mettersi in politica.